Come tradurre in italiano l'infinito nell'infinitiva? Con quali modi e con quali tempi? Quando si traduce l'infinitiva, bisogna tener conto del fatto che in italiano la subordinata soggettiva od oggettiva esplicita con alcuni verbi si trova di norma con l'indicativo, per esempio «dico che hai ragione», con altri invece al congiuntivo, per esempio «penso che tu abbia ragione». Per rendere correttamente i rapporti di contemporaneità, anteriorità e posteriorità non c'è una regola precisa, ma valgono alcune indicazioni generali che illustreremo con alcuni esempi. Partiamo dall'infinito presente. Cornelia, dico te bonam filiam esse. Puto te bonam filiam esse. Dico che sei una buona figlia, ritengo che tu sia una buona figlia. Se nella reggente c'è una forma al tempo presente, dico, l'infinito può essere tradotto con un indicativo, che sei una buona figlia, o con un congiuntivo presente, che tu sia. Cornelia, eri dicebam te bonam filiam esse. Eri putabam te bonam filiam esse. Ieri dicevo che tu eri una buona figlia, ieri ritenevo che tu fossi una buona figlia. Se nella reggente c'è una forma verbale al tempo passato, dicebam, putabam, l'infinito presente può essere tradotto con un indicativo imperfetto, che tu eri, oppure con un congiuntivo imperfetto, che tu fossi.